buongiorno e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo, nel programma di approfondimento di attualità, cultura, economia, politica e società in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamere Estero. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone per parlare dell'attuale situazione economica legata alla pandemia Covid-19, due ospiti che già abbiamo avuto il piacere di avere in trasmissione. Abbiamo il segretario generale dell'UGL, Paolo Capone. Buongiorno Capone. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E anche il segretario generale di Assocamere Estero, Gaetano Fausto Esposito. Buongiorno Esposito. Buongiorno a lei e a tutti quelli che ci seguono. Esposito, parto proprio da lei. Nell'introduzione di Lockdown Upside Down, società ed economie globali in ripartenza, suo ultimo libro, questa è la copertina, pubblicato nel mese di luglio, è riportata una frase di Albert Einstein, da cui vorrei proprio partire per fare alcune considerazioni con lei e con Capone sull'attuale situazione di crisi economica del nostro paese dovuta alla pandemia Covid-19. Einstein diceva che la crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta naturalmente progressi. E ancora dice che la creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. Ed è nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. E ancora Einstein dice che chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito, e nella crisi che emerge il meglio di ognuno di noi. Bene, frase e concetto sicuramente molto bello, ma allo stesso tempo direi anche difficile da tradurre in concretezza nei tempi attuali. Perché? Perché le principali proiezioni sull'andamento dei tassi di crescita purtroppo sottolineano che questa crisi è la prima che possiamo veramente definire crisi globale, perché riguarderà circa il 90% delle economie mondiali, molte delle quali sperimenteranno la maggiore contrazione del reddito pro capite a partire addirittura dal 1870. Esposito, nel suo libro lei parla spesso del cigno nero, espressione con cui Taleb nel 2009 ha indicato un evento imprevisto ed imprevedibile che può avere conseguenze dirompenti. Perché fa questa similitudine? Allora, prima di tutto perché l'immagine del cigno nero è un'immagine che è stata portata al successo mondiale da un personaggio come Nassim Taleb, che di fatto era un investitore, un matematico, anche un economista sotto alcuni aspetti, e individua un evento imprevisto ed imprevedibile. Il cigno nero abbiamo un problema, non esistesse, in realtà poi alla fine erano obiettivi. Allora, e quindi in verità questa immagine è una immagine che sta presente cinese a proposito della pandemia. Quando si è iniziata a diffondere in Cina la pandemia, il presidente cinese Xi Jinping ha evocato questa immagine. Il cigno nero in realtà è un evento imponderabile, la verità è che le nostre economie, le nostre società sempre più devono fare i conti con eventi imponderabili. Cioè l'incertezza ormai da anni è diventato un aspetto assolutamente naturale dello sviluppo. Noi veniamo fuori, direi almeno a partire fino al 2008, 2007-2008, veniamo fuori da quelli che erano stati definiti un po' i 30 anni gloriosi di espansione dell'economia mondiale, in cui attraverso delle politiche di fine tuning, un po' di politica monetaria, un po' di spesa pubblica, eccetera, si riusciva ad avere una stabilizzazione dell'economia. All'epoca il governatore della Fed, Ben Bernanke, definì questa come un'età di stabilità sostanziale. Ecco, noi già con la crisi del 2007-2008 abbiamo sperimentato una cosa che in realtà gli economisti studiavano da tempo, cioè le crisi sono uno dei fenomeni normali della vita economica, anche se ogni volta si pensa che possano essere superati. C'è un bel volumetto
di Reinhardt e Rogoff, che si chiama Questa volta è diverso. Cioè, ogni volta che c'è una crisi si pensa che non succederà più perché il sistema è ormai in grado di padroneggiarle, è in grado di metabolizzarle. La verità è che le crisi sono dei fenomeni assolutamente naturali, certo. L'incertezza è assolutamente naturale. Quella frase di Einstein, che in qualche modo richiama anche l'immagine della Vulgata, un po' cinese, anche se pare che questa sia una leggenda metropolitana, per cui all'interno dell'ideogramma della crisi c'è anche il discorso di opportunità. In realtà dice una cosa molto, molto vera. La crisi porta innovazione, necessariamente. Innovare è molto faticoso. È faticoso, l'innovazione è incerta. Quando c'è il bisogno indotta dalla crisi, si sviluppa un'attività di innovazione. Però dice anche un'altra cosa. Quando noi siamo di fronte ad eventi imponderabili, imprevedibili, per cui non abbiamo una storia passata che ci dice come reagire a questi eventi, c'è un elemento fondamentale che diviene una specie di garanzia, che è l'elemento della fiducia. Noi negli anni, e direi a partire dal 2008, abbiamo consumato fiducia nel nostro paese, con tra l'altro spesso abbiamo anche combattuto azioni sociali come i corpi intermedi, che erano, come dire, degli elementi che aiutavano a gestire un processo fiduciario. Abbiamo combattuto perché ritenevamo, a volte anche, devo dire, non a torto, che attivassero processi di intermediazione a volte non efficienti dal punto di vista sociale ed economico. Ma in realtà noi abbiamo consumato fiducia anche a livello globale. Questo è accaduto perché negli ultimi anni si sono diffuse varie spinte. Spinte che cercano di contrapporre movimenti a movimenti. È cresciuta moltissimo la disuguaglianza tra le classi sociali, parlo a livello mondiale. Questa diffusione della disuguaglianza ha creato maggiore incertezza, ha creato un processo di sfiducia. Quindi noi ci siamo trovati a consumare quell'ingrediente che è un ingrediente invece che serve quando bisogna aggregare, che la fiducia fa aggregazione. Quando abbiamo visto consumare a livello internazionale, anche diciamo con le recenti vicende americane, ma non solo, tutto il percorso, ad esempio, del multilateralismo, che è l'unico percorso che può consentire di metabolizzare a livello internazionale un sistema di scambi che altrimenti diventa molto diseguale, iniziano poi le varie lotte tra i diversi paesi. Allora, ecco, noi constatiamo la perdita di questo fattore, che in qualche modo va ricostruito, sapendo che ricostruire la fiducia è un processo lungo, complesso e richiede tanti esempi. Molto bene, e torneremo su questi aspetti. Capone, lei a più riprese ha chiesto e continua a chiedere al governo di mostrare coraggio varando delle riforme shock in grado di rilanciare definitivamente l'economia del paese. Chiede che venga predisposto un piano industriale. Lei ha parlato spesso anche dell'esigenza di un nuovo piano Marshall, quindi chiede che venga predisposto un piano industriale a medio e lungo termine per poter dare impulso alla modernizzazione del nostro paese, favorendo al contempo la formazione anche di nuovi posti di lavoro. In che modo il governo, secondo lei, secondo il suo sindacato, l'UGL, dovrebbe realizzare quanto lei sta chiedendo? Ma intanto quello che stiamo chiedendo, quello che contribuiamo a fare, rientra un po' in quello che diceva poc'anzi il dottor Esposito. Il ruolo dei corpi intermedi, al di là del, diciamo così, del core business del sindacato, che è tutelare il lavoratore nelle sue istanze singole, collettive o sociali, hanno pure questa funzione importantissima che si è evidenziata poco fa, di come dire, collante del rapporto e garante del rapporto fiducia tra chi fa e chi lavora. Il rapporto sia fondamentale, della CISNOL, poi diventata UGL, quindi dal primo statuto della nostra organizzazione sindacale, è che questo rapporto fiduciario tra produzione e lavoro si realizzi pienamente, dando attuazione all'articolo 46 della Costituzione, che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Articolo assolutamente mai
realizzata in Italia, malgrado i padri fondatori ne avessero fatto, diciamo così, uno degli aspetti centrali insieme alla tutela della proprietà privata, al fatto che noi siamo una repubblica fondata sul lavoro, al sostegno anche costituzionale alla cooperazione, quindi tutto un pacchetto che riguardava e che faceva della nostra Costituzione una Costituzione che faceva e fa ancora una Costituzione abbastanza all'avanguardia sotto l'aspetto sociale. Ecco, l'articolo 46 è stato pressoché ignorato ed è quello che invece, anche nei momenti soprattutto così difficili, può mettere insieme le migliori energie, quelle del capitale e quelle del lavoro dall'altra parte. Ecco, noi siamo convinti che la lotta di classe non è più lo strumento per valutare ovviamente il rapporto tra venditori e lavoratori, ma bisogna passare alla collaborazione tra chi produce beni e servizi e quindi alla partecipazione, agli utili, alla gestione, all'individuazione di obiettivi, all'incremento della produttività. Insomma, questa è un po' la base sulla quale ci muoviamo e che ci fa pensare che sarebbe il primo atto di coraggio di un governo in un momento di crisi, che, ecco, volgendolo in positivo, è sempre un momento dove bisogna trovare delle soluzioni, quindi magari si trovano soluzioni migliori di quelle che abbiamo avuto precedentemente. L'altra nota che mi permetto di fare è che rilevo comunque in buona parte dei, non in larga parte, insomma in una parte dei notisti e notabili del nostro paese un certo piacere nel sapere che siamo in una contrazione dei redditi importante, non so se arriveremo a quella fino a quella che era stata raccontata poco fa dal dottor Esposito, che riguardava dal 1870 la contrazione dei redditi più ampia, ma ecco, c'è una tendenza, quasi una piacevole e così osservazione che più di qualcuno fa, rispetto a quello che sarebbe la realizzazione senza colpo ferire della decrescita felice. Ecco, personalmente mi sento di poter dire che la crescita non dà la felicità, ma la decrescita sicuramente crea dei problemi. Questo, insomma, non voglio arrivare, diciamo così, a ovvie considerazioni, però c'è anche questa scuola di pensiero che si sta facendo avanti. Cito qualche caso spot soltanto per dare il senso. Immaginare che non si dovesse candidare Roma, per esempio, alle Olimpiadi, perché questo avrebbe portato sicuramente un percorso di crescita, ma anche un rischio, ovviamente, infiltrazioni mafiose, camorristiche, malaffaristiche, eccetera. Beh, cioè, è folle. Ecco, quel modello di chi non tocchiamo niente perché tutto può essere inquinato, non funziona. Oggi abbiamo i mezzi, credo che proprio sull'esempio di Genova, dove ieri sono stato invitato all'inaugurazione del Ponte San Giorgio, che prende il posto del Ponte Morandi, beh, lì l'esempio proprio plastico c'è stato. In 24 mesi è stato, come dire, si è metabolizzata una tragedia, si è progettato un nuovo ponte, si sono trovati finanziamenti, si è dato corso alle opere, si è realizzato, asfaltato, inaugurato, tutto quanto in meno di 24 mesi. È una ho detto, la sensazione, stando lì, vedendo e sentendo le parole dei realizzatori, del commissario, del presidente della regione, beh, lì si è realizzato quello che qualcuno chiamerebbe un miracolo, ma semplicemente quello che il genio nazionale è stato in grado di fare in passato per opere veramente di grande qualità, di grande spessore, che ha dato all'Italia sempre un passettino in più, e non ne faccio una missione di campanilismo, ma di realtà un passettino in più rispetto ad altri paesi. Ecco. Allora anche qui ci vuole quel coraggio per esaltare quelle capacità che questo paese ha e che quindi deve passare, per esempio, attraverso lo sblocco immediato di 700 opere pubbliche. Non è un numero di Paolo Capone, è un numero del Presidente del Consiglio, citato negli ultimi incontri che ci sono stati e che sono state progettate, dichiarate finanziabili, finanziate e mai partite. O in alcuni casi Capone sono anche partite ma sono ferme al palo. Anche. Allora ci dobbiamo mettere d'accordo su qualcosa. Quello è tutto
è tutto lavoro fuori dal debito di bilancio, perché sono stati già finanziati, quindi le poste già sono state messe. Quindi quella roba lì non produce ulteriore debito. Poi che c'è bisogno di acquisire, come dire, di indebitarci un po' di più per superare questo momento, beh, può darsi. Che gli strumenti che sono stati individuati siano i migliori, non ci metterei la mano sul fuoco, però, come dire, in maniera laica voglio vedere, ma quello che manca è il progetto di base. No? Abbiamo immaginato, cioè abbiamo esaltato questa capacità negoziale che ha portato ad avere la possibilità di fondi europei importante, e senza che nessuno ancora ci ha raccontato che cosa ci vogliamo fare con quei fondi. Ma per caso finiranno, spero di no ovviamente, ma finiranno per caso in bonus, no? Invece di interventi strutturali sull'automotive, per esempio, in bonus per i monopattini. Ecco, questa rincorsa alle soluzioni spot, alle soluzioni di non strutturali, mi preoccupano. Torneremo su questi aspetti. Esposito, a lungo da parte dell'Europa le politiche per l'austerity sono state considerate come rimedio necessario per conseguire quella stabilità di condizioni macroeconomiche indispensabili per far sì che l'impianto dell'euro potesse essere effettivamente sostenibile per l'Europa. Le chiedo, è finalmente giunto il momento di andare oltre l'austerità per l'Europa Unita? Sì, io nel volumetto che lei ha citato faccio una specie di excursus, cito varie ricerche che dimostrano in primo luogo che le politiche di contenimento del debito poi alla fine non hanno sortito, almeno nei paesi maggiormente indebitati, ma tra questi rientra anche c'è anche il problema francese, oltre che la Spagna e l'Italia, non hanno sortito gli effetti di ridurre questo magico rapporto debito pubblico-PIL. Che cosa è successo? È successo che contraendo la spesa e quindi il debito in deficit si è ridotta anche la domanda interna in particolare. Questa riduzione della domanda interna per effetti di meccanismi a cascata, di moltiplicazione, ha portato a un decremento multiplo del prodotto. Quindi alla fine abbiamo avuto che il debito sarà anche in parte ridotto, tanto in Italia quanto in altri paesi. Abbiamo avuto anche degli avanzi primari, ma siccome il denominatore di questa grandezza, il PIL, è decresciuto più rapidamente della crescita del reddito, alla fine abbiamo avuto che la situazione è peggiorata. Quindi diciamo che le politiche di austerità non è che hanno dato un contributo determinante alla riduzione di questo rapporto. E in realtà in questi ultimi anni il dottor Capone faceva riferimento alle forme di partecipazione tra capitale e lavoro. In questi ultimi anni noi abbiamo avuto un paese da sempre, ma soprattutto in questi ultimi anni, che è la Germania, in cui c'è un sistema di capitalismo sociale del mercato che, devo dire, se dobbiamo guardare alle performance dell'economia tedesca, è un sistema che ha ben funzionato. Solo che c'è stato un problema. Questo sistema ha molto ben funzionato per l'economia tedesca, però questo sistema ha fatto in modo che la Germania, grazie ad un processo di sviluppo della produttività molto superiore a quello, rispetto a quello degli altri paesi europei, di fatto esportasse, la sua maggior crescita all'interno del paese, ma costringesse gli altri paesi ad una rincorsa che in presenza di una moneta unica significava sostanzialmente compressione dei salari. Poi alla fine questo è successo, un processo cosiddetto di svalutazione interna, in cui se non riesco a migliorare la produttività perché il paese leader cresce in maniera tumultuosa, alla fine devo cercare di migliorare la mia competitività relativa svalutando i salari. Questo modello è un modello che non può più reggere, il modello di austerità non può più reggere, perché tra l'altro è un modello che ha portato una grossa diseguaglianza e non può più reggere in un contesto post-Covid in cui la stessa Germania si è resa conto che anche per le difficoltà che inizia ad avere sui mercati internazionali la sua crescita non potrà più essere affidata esclusivamente all'aumento delle esportazioni. E non mi sembra casuale
che il cancelliere Merkel, che la cancelliera Merkel, che in questi anni è stata probabilmente una, diciamo, delle più accese sostenitrici, diciamo, di un processo di rigorosità, diciamo, negli ultimi mesi si è resa conto e si è fatta, diciamo, portatrice di un procedimento collegato al Recovery Fund. Tra l'altro faccio notare che il Recovery Fund, a proposito di piano Marshall, secondo alcune stime darebbe risorse doppie per l'Italia rispetto a quelle a suo tempo immaginate per il piano Marshall. Ecco quindi che a mio avviso, e in realtà non sono l'unico a pensarla in questo senso, bisogna rivedere in maniera profonda fondamentalmente due aspetti. Uno, il patto di stabilità e di sviluppo, che è stato un pochettino una camicia di forza, direi sostanzialmente poi rafforzata da quello che è stato definito il fiscal compact, cioè l'obbligo o diciamo l'orientamento che poi è diventato obbligo al pareggio del bilancio. Noi dobbiamo sapere che la politica europea, una politica di stabilità, e attenzione, la stabilità non deve essere intesa solo come stabilità dei prezzi, ma deve essere intesa in primo luogo come stabilità di sviluppo e di occupazione. La politica europea ha bisogno di un rilancio delle politiche nazionali. Non io, ma Joseph Stiglitz, premio Nobel, uno dei maggiori critici della globalizzazione, recentemente ha editato un volume in cui dice di riscrivere le regole europee. Dice di rilanciare un principio che nominalisticamente è molto previsto all'interno della Costituzione europea, che è quello della sussidiarietà. Allora, noi dobbiamo rilanciare l'iniziativa dei singoli stati europei e sotto alcuni aspetti dobbiamo anche ridare, come dire, dignità ad una sovranità di politica nazionale, certo, in un quadro di politiche europee, però deve essere un quadro di politiche europee che effettivamente sono, per così dire, equidistanti, ma non sostanzialmente un quadro di politiche europee che alla fine finisce per mortificare o ridurre l'iniziativa degli stati e magari favorire la competizione di altri paesi. Mi riferisco per esempio alla fortissima competizione della Cina, perché non riesce poi a controbattere, diciamo, a fenomeni unfair di competizione. Ecco perché serve una rifondazione, serve una nuova riflessione che tenga insieme sostanzialmente sussidiarietà, sviluppo in un circuito virtuoso che ridà anche slancio a quelle che sono le politiche nazionali, certo, con una maggiore responsabilità, questa è l'altra parola importante, da parte di tutti i paesi, ma deve essere una responsabilità da parte di tutti i paesi. E se non tutti i paesi europei ritengono di voler esercitare una responsabilità che si basa a questi principi, probabilmente varrebbe la pena di inserire la regola di maggioranza, che è la regola che vale, diciamo, in tutti i consessi democratici, quindi non si capisce perché non debba valere anche nel consesso europeo, dove magari alcune decisioni vengono bloccate da paesi per un solo paese, che in realtà hanno, diciamo, prima di tutto non sono particolarmente virtuosi su alcuni aspetti, ma hanno un diritto di veto sulle decisioni complessive per lo sviluppo. Bene, Capone, continuiamo a parlare di Europa, perché il 21 luglio scorso i leader, appunto, dell'Unione Europea hanno concordato quello che viene definito il piano per la ripresa e il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 per uscire dalla crisi e gettare quindi le fondamenta di un'Europa moderna e più sostenibile. Adesso è la volta dei negoziati con il Parlamento Europeo per concludere urgentemente i lavori su tutti gli atti giuridici e una volta adottata la decisione sulle risorse proprie dovrebbe essere approvata dagli Stati membri il più presto possibile conformemente a quelle che sono le rispettive norme costituzionali di ogni singolo paese. L'Italia, lo abbiamo detto anche prima, otterrà 209 miliardi di euro tra trasferimenti a fondo perduto e prestiti a lungo termine a tassi che possiamo anche definire veramente bassi o addirittura irrisori. Questo è ben più di quanto ci si potesse aspettare. Parliamo di una cifra enorme, Capone, che nessun governo si è mai trovato a poter gestire. L'applicazione del Recovery Fund però è condizionato all'adozione da parte del nostro Paese di diverse riforme scelte dal Consiglio Europeo, riforme che riguardano il mondo del lavoro, la giustizia, l'economia, la sanità. Ci può realmente essere, e lo chiedo a lei Capone, il rischio, come si sente dire anche da alcune parti politiche, che alcune di queste riforme possano essere contrarie ai nostri interessi nazionali?
Beh, mi sembra che più che rischio è una certezza, l'ha detto poc'anzi anche il dottor Esposito. Se non ricostruiamo un così, non ridisegniamo quantomeno, se non le regole, tutte le regole del gioco, almeno il campo nel quale si deve giocare, temo che questa partita noi l'abbiamo persa o rischiamo di perderla seriamente. Tutto quello che è stato le politiche di austerità che si vogliono continuare a protrarre rispetto alle necessità invece di sviluppo, che è quello di stabilità, e io direi anche di poter inserire negli obiettivi europei quella del benessere sociale, che è un elemento che malgrado viene citato nei principi, poi in realtà nelle misure econometriche non c'è mai. Perché fino adesso con le politiche di austerità hanno ragionato in una maniera, così per sintetizzarla, per renderla un po' più comprensibile, ci hanno chiesto di diventare un po' più poveri adesso, perché sennò rischiamo di diventare un po' più poveri domani. Che non è precisamente una cosa molto, molto astuta, ecco, non è che dice, lascia una previsione del futuro ottimistica. Dice sì, ma con l'ottimismo è un sentimento e non è matematico, ci mancherebbe. Però in termini economici c'è la possibilità di intervenire su alcune leve. I paesi nazionali, i paesi sovrani, quando avevano delle crisi come ci sono state in questo periodo che abbiamo visto, in cui abbiamo visto operare l'Europa, utilizzavano, è stato ricordato, la svalutazione monetaria come leva per diventare un po' più competitivi, no? Certo, aumentando il debito, aumentando ovviamente il circolante, aumentando quindi, innescando meccanismi anche economicamente discutibili, però facendo da volano e da brivio alla ripresa. Attualmente si sta facendo, in Italia in particolare, la svalutazione competitiva si sta facendo sul costo sulle retribuzioni, neanche sul costo del lavoro, proprio sulle retribuzioni nette dei lavoratori. E allora in questa maniera, probabilmente, se dovremo subordinare un eventuale piano che non abbiamo, come dicevo prima, ancora visto, per cui insomma dovrebbe essere, come dire, il governo ce lo doveva avere già ben chiaro quale poteva essere, doveva già aver avviato con i confronti parlamentari, con le opposizioni, con i corpi intermedi che comunque svolgono il loro ruolo come patto fiduciario, come veniva ricordato prima. Ma se non c'è questo passaggio sul rilancio delle politiche nazionali e sulla ricerca di una stabilità che è non soltanto della moneta, ma deve essere, e non soltanto del bilancio di ogni singolo Stato, ma deve essere complessiva della ricchezza sociale che ogni Stato riesce a realizzare all'interno dell'Unione Europea, temo che noi avremo a disposizione un importo mai messo a disposizione di 209 miliardi, ma questi 209 miliardi saranno lo strumento che ci costringerà a stringere ancora di più sull'osservanza delle politiche di bilancio, sulle riforme socialmente sostenibili, su tutto quello che abbiamo costruito con un secolo almeno di lo dico per il lavoro che faccio da sindacalista, con un secolo di battaglie sindacali, insomma. E questo sarebbe veramente preoccupante. Molto bene, ultime due battute velocissime, abbiamo ancora 5 minuti di trasmissione. Esposito, lei nel definire il dopo coronavirus, o meglio le prospettive che ci attendono, nel suo libro parla di ripresa, ripartenza, rilancio, rinascita, ricostruzione. In due parole, veramente una risposta telegrafica, le chiedo: è finito un mondo e dobbiamo imparare a relazionarci con uno nuovo? Sì, è finito un mondo, nel senso che questa crisi è assolutamente diversa e straordinaria rispetto alle altre, perché è una crisi sociale. Però per relazionarci con un mondo nuovo dobbiamo ricordare che alcuni dei valori dell'antichità, cioè Aristotele diceva che l'uomo è un animale sociale, cioè il valore della socialità, per esempio, sarà uno dei valori ispiratori anche di un nuovo ciclo. E vorrei dire, attenzione, non confondiamo la socialità, che passa anche attraverso una serie di rapporti tra le persone, rapporti amicali, eccetera, con i social media.
Quindi direi il mondo nuovo sarà caratterizzato da un mix, diciamo, di innovazione, tecnologie digitali, digitalizzazione e personalizzazione e relazionalità, che insieme rappresentano in qualche modo una sfida antica ma anche una sfida moderna che tutti noi abbiamo davanti. Molto bene, Capone, telegrafico anche lei. Quello che dice Esposito vi porta naturalmente a chiederle quale sarà il futuro del lavoro, anche alla luce dell'utilizzo di nuove tecnologie smart con cui abbiamo iniziato a fare i conti durante il lockdown. E ancora, soprattutto, visto che lo si diceva anche prima, avrà ancora valenza il vecchio sistema delle relazioni sindacali? Ma sul vecchio sistema delle relazioni sindacali, l'ho detto in premessa, auspico un cambiamento che avremmo dovuto avere già 70 anni fa, che è quello proprio del superamento della lotta di classe. Se non arriviamo alla collaborazione tra capitale e lavoro, credo che faremo poca strada e anche male. Per quello che riguarda il lavoro, probabilmente molto cambierà. Abbiamo avuto modo di scoprire lo smart working, lo dico da persona che in tutti i contratti ha sottoscritto auspici al lavoro che contemplasse la possibilità di conciliare meglio i tempi della vita con i tempi del lavoro, ma nessuno aveva mai avuto il coraggio di sperimentarlo su così grande scala. Ecco, la sperimentazione è stata sicuramente interessante, l'abbiamo fatta per necessità, visto la chiusura che c'è stata proprio del paese, del sistema produttivo del paese. Dobbiamo metterci mano però, perché tutto questo va sicuramente regolamentato per rendere, ecco, questa un'opportunità, veramente una rivoluzione anche nell'attività lavorativa. Molto bene, allora io ringrazio i miei ospiti, Gaetano Fausto Esposito, ricordiamo, segretario generale di Assocamerestero, ringrazio Paolo Capone, segretario generale dell'UGL, per averci aiutato a fare questo viaggio nell'economia di oggi, ma soprattutto nell'economia che ci si con la quale dovremo confrontarci nell'immediato futuro. Grazie ai nostri ospiti, quindi grazie ancora Esposito. Grazie a voi. Grazie segretario Capone. Grazie a voi tutti. Bene, appuntamento a tutti per il prossimo approfondimento e continueremo a seguire con attenzione quelli che saranno gli sviluppi sulle tematiche portate avanti oggi sia da Esposito che da Capone. Arrivederci a tutti e una buona giornata.